Il riso alla cantonese è un alimento equilibrato per una gatta come Penny, ossia una gatta adulta di 8 anni leggermente in sovrappeso che vive in casa, e più in generale, nutrendo un gatto che vive in appartamento con gli avanzi della nostra tavola. È salutare per lui. Prima di rispondere a questa domanda, prendiamo una ricetta classica del riso alla cantonese e diminuiamone le porzioni in proporzione per essere sicuri di soddisfare il giusto fabbisogno giornaliero in chilocalorie del gatto. Il fabbisogno giornaliero di Penny, tenuto conto di tutti i fattori di correzione, è di circa 149 chilocalorie. Per soddisfare questo fabbisogno dobbiamo offrire giornalmente 66 grammi di riso alla cantonese. Questi 66 grammi li andiamo a comporre con 16 grammi di riso, 16 grammi di piselli, 3,5 grammi di olio di semi di girasole, 8 grammi di prosciutto cotto, 14 grammi di uova, 2 grammi di olio di soia e 7 grammi di carote. In apparenza, il riso alla cantonese sembra essere un piatto equilibrato per un gatto. Sembra esserlo perché sulla carta contiene un po' tutto quello che serve per la nutrizione di un gatto: fonti proteiche, fonti lipidiche, carboidrati e una minima quantità di fibre. Tuttavia, andando ad analizzare in dettaglio il contenuto e i nutrienti di una dieta del genere, ci si rende conto a quali carenze nel lungo periodo potrebbe andare incontro Penny. In un alimento come questo, buona parte degli aminoacidi non vengono somministrati o vengono somministrati in modo insufficiente. Infatti, il fabbisogno minimo in proteine non viene soddisfatto. La maggior parte delle vitamine di cui ha bisogno il gatto, con un alimento come questo, vengono assunte in quantità scarse. E infine c'è anche carenza della stragrande maggioranza dei minerali di cui ha bisogno un gatto. Gli unici nutrienti che vengono forniti nella quantità corretta sono i lipidi e tutti gli acidi grassi. Se il gatto viene alimentato giornalmente con una dieta equilibrata e una tantum viene sostituita con questa dieta, probabilmente non c'è da temere per la salute del gatto. Diversamente, nutrendo spesso il gatto con un alimento non equilibrato come questo, potrebbe sviluppare una o più patologie.